Si era tanto parlato di questo nome per lo sviluppo economico, si era detto che Romani era un nome non gradito al Colle e invece poi alla fine è sbucato il nome di Romani. Sì, perché è gradito al Presidente del Consiglio, è gradito soprattutto alla sua idea di votare rapidamente attraverso il controllo integrale delle televisioni. Io vi ricordo che Romani non è il Ministro dello Sviluppo Economico, ma delle TV. Romani è quello che ha sostenuto le ragioni di Mediaset contro Sky, è quello che ha sostenuto le ragioni di Berlusconi contro la Rai, è quello che in una famosa intervista al Corriere della Sera di qualche settimana fa disse quali erano le trasmissioni sgradite e indegne del servizio pubblico e da sopprimere quanto prima. Vedrete che nei prossimi giorni si scatenerà una campagna contro queste trasmissioni, a cominciare da Anno Zero. Quali altri nomi ha fatto? Di quali altre trasmissioni? Ha parlato di Anno Zero, ha parlato di Ballarò, ha parlato di Rai 3, ha parlato del TG3, ha parlato di Rai News e ha parlato, guarda caso, di tutte quelle trasmissioni che stanno nelle intercettazioni di Trani. A questo punto, articolo 21, con i propri avvocati e con l'avvocato D'Amati, nel pomeriggio prenderà niente altro che la fotocopia di quella intervista e di altre interviste contro Sky, le consegnerà all'autorità antitrust, all'autorità di garanzia delle comunicazioni e osserverà giorno dopo giorno che cosa accadrà alle aziende, ai giornalisti e agli autori minacciati in privato dal Presidente del Consiglio e in pubblico dal Ministro Romani.